praticamente fare un intervento dopo questi interessantissimi interventi dei partecipanti al convegno mi offre l'occasione, ecco, per riallacciarmi anche a quanto già detto. Mi è piaciuto tanto anche l'idea di considerare le fasce deboli in generale, tant'è vero che comunque sia si parla di violenza di genere più che violenza sulle donne, quindi la violenza sulle donne, la violenza comunque sugli appartenenti alle fasce deboli. È una consapevolezza che è cambiata e si è assunta dopo un'evoluzione culturale, ovviamente. Basti pensare, ecco, anche il ritratto, il dipinto che ha fatto vedere mi ha ricordato la concezione che si pensava nei passi della Genesi, quando si è sempre pensato che Adamo desse la costola per formare la donna, ma non tutti sanno che forse costola nella traduzione letterale dei testi sacri vuol dire latum in latino, parte, cioè la donna è parte dell'uomo. È parte dell'uomo e la donna fa parte dell'uomo in questo progetto di condivisione, ecco, di diciamo disparità, ma disparità nell'amore, quindi non parità perché tutti da un lei dovrebbero essere uguali. C'è anche nella Costituzione, l'articolo 3, l'uguaglianza non è un'uguaglianza formale, ma un'uguaglianza sostanziale, cioè rispettare le diversità. E questa è una consapevolezza che quindi si deve acquisire culturalmente, negli anni, nel tempo. Grazie a Dio lo stiamo facendo, c'è ancora tanto da fare, perché finché organizzeremo queste iniziative vuol dire che ancora dobbiamo fare. C'è ancora tanto da fare dal punto di vista legislativo, questo sì, però si è fatto tanto, è vero. E come forze di polizia, comunque forze dell'ordine in generale, noi abbiamo il dovere e voi avete il diritto di avere assistenza anche da questo punto di vista, perché ovviamente la donna, comunque le fasce deboli, ecco, usiamo questo termine, si devono districare nei meandri della giustizia, nei meandri anche della legislazione, per sapere come agire, cosa fare. Quindi dopo il percorso di consapevolezza, che è importante appunto, aiutato dalla sinergia, da questa sinergia di parti sociali, quindi le associazioni contro la violenza, quindi appunto come l'associazione Donne al Traguardo, come Iglesias, perché io dirigo il commissariato di Iglesias e in questo momento anche quello di Carbonia, stante l'assenza della collega, comunque l'associazione Io non ho paura, tante volte ci siamo confrontate ed è fondamentale anche la collaborazione e il contatto fra le forze di polizia e le associazioni. E questo è proprio lo scopo del progetto della Polizia di Stato, con il progetto Questo non è amore, che proprio fisicamente prevede la presenza degli operatori di polizia e di un'equipe non formata soltanto da operatori di polizia, ma anche da membri dei centri antiviolenza, da psicologi o psicoterapeuti, per andare nel territorio fisicamente e aiutare la donna o comunque le fasce deboli a questo percorso di consapevolezza e di aiuto comunque a reagire a qualsiasi tipo di violenza. Qua abbiamo la presenza della dottoressa Raffaella Longobardi, che oltre a essere il dirigente dell'ufficio sanitario è anche medico psichiatra e psicoterapeuta, e quindi fa parte dell'equipe del camper che tutto il tempo di questo convegno starà qua fuori. Ieri è stato alla cittadella universitaria di Monserrato, oggi pomeriggio sarà sempre a Monserrato, però nelle piazze, grazie al progetto dell'associazione Donna Ceteris col progetto Panchina Rossa, e nella serata andrà in centro a Cagliari, in piazza Ienne. Questo per raggiungere tutti i luoghi di aggregazione sociale. In tutta Italia questo camper girerà proprio in questi centri, quindi sono università, centri commerciali, luoghi di aggregazione, in alcuni punti, ove possibile, anche discoteche, per prendere e diffondere questo progetto da subito, da quando le persone, la donna in particolare, visto che si parla appunto in particolare anche di violenza sulla donna, dall'adolescenza, ecco, per educare
e prendere, appunto far partire questo progetto dalla donna quando è ancora giovane, insomma dalla fascia debole quando è giovane. Quindi, come diceva anche la dottoressa, gli uomini, il ragazzo quando è ancora giovane è lì che si deve educare. Quindi comunque è fondamentale agire nei punti di aggregazione e nei luoghi insomma, dove si aggregano i giovani. Il progetto, se voi leggerete nella locandina, individua una serie di atteggiamenti con la scritta principale: questo non è amore. Ma che cos'è che non è amore? Bisogna aspettare che si arrivi allo schiaffo, alla violenza fisica? Bisogna che ci sia una consapevolezza che atteggiamenti anche diciamo meno fisici, ecco, non puoi usare la parola meno gravi perché devono essere considerati ugualmente gravi, devono essere considerati dei campanelli d'allarme. Quindi anche l'umiliazione, anche il fatto che la persona cerchi di assumere il controllo con atteggiamenti diciamo subdoli e piano piano, come ad esempio cercare di controllare le proprie sfere di vita privata, il cellulare, il proprio conto economico, sapere ossessivamente quanto si spende. Piano piano poi la persona ha paura pure di avere la libertà di potersi gestire economicamente, magari anche con i propri, la propria vita. Per esperienza, per quanto riguarda comunque gli interventi da parte nostra, quello che colpisce di più è che molte volte queste violenze, queste umiliazioni che avvengono nell'ambito familiare assumono un connotato di normalità. Quindi questo è il pericolo che in cui si cade e non deve mai accadere, perché poi è quello che che priva la donna o comunque la fascia debole di chiedere aiuto. Tutto è normale, tutto è coperto da un meccanismo psicologico di disimpegno morale, quindi non è niente, è tutto nella normalità familiare. Non è così. Bisogna avere la consapevolezza che questi atteggiamenti non sono giusti, non sono legali, sono oggetto di reato, e quindi non è giusto che uno debba subire anche soltanto questi atteggiamenti, anche se non ineriscono la parte fisica della persona.